In diretta, ciao, ci siete già? Ci siete già o non ci siete già? Oggi con 10 minuti d'anticipo. Ah, ma qua ci sono già, ma com'è possibile? Ciao Fede, ciao Yolanda. No, sono dietro il cancello, No, già subito. subito, alle porte, ciao a tutti, ciao Questa sarà Concetta. parente? Yolanda, no, non credo. Patrizia, Erika, Claudia, Angelo, Elisa, Raffaella, Erika, Rosaria, Marcella, Laura, Marilu, Alba, Anna, Lorena, ma sono tutte qui, ma vedi che brave. Ciao Nadia, Laura, Rossellina, Antonella, Mary, ciao, ciao Tina, ciao Anna, grazie anche a voi, ciao Michela. Ciao Giovanna, Tae, ciao! È certo che non potevi mancare, Tae, da 6 anni, non puoi e non devi mancare. Dania, ciao! Eliana, ciao! Stefania, come state? Come va? Qualcuno di voi ha subito il maltempo di cui stiamo sentendo in TV, questa mega bomba d'acqua? Da nove. A Lecco, mi pare, in provincia di Lecco. Alba, siamo in divisa, siamo gli azzurri stasera. Yeah! Ciao! Ciao! Ciao, ciao! Grazie Lorena. Allora, dove è arrivata? A te, quindi Dania, Eliana, Stefania, Gianluca, Alba, Luisa, Annalisa, Daniela, Katia, Lorena, Tina, Anna. L'artista di strada, Patrizia, ciao, ciao Carmen, ciao Simona, buonasera. Qui si schiatta dal caldo, ma io sono contenta. Finalmente è venuta Sì, l'estate. siamo contentissimi. Marilu, Non c'è più scuola. non c'è più scuola, dice Enzo, Enzo è in vacanza. Grande caldo a Taranto, sì, me l'ha detto mia zia, che vive a Bari, e quindi mi ha detto che lì si muore di Ma che caldo. c'entra Qua Tana? vabbè, Sì, più certo, non ci sta vicino, no? Regione. Fiorella, ciao, Mary, ciao, Ste, ciao, Marcella. Chi è stato promosso al secondo anno? Farai compiti estivi? No, no, ora ve lo dico. Simonetta, ciao, Antonella, ciao. Ciao a tutti, Maria. Enzino ricambia, saluta Enzino. Ciao Enzino! Ciao, ciao Lucia, ciao Alba. Susanna, ciao Stefania, Tania. Allora, approfittiamo di questi 5 minuti extra per parlare del più e del meno. Quindi, sono contenta che da nessuno di voi sia successo nulla di male, almeno fino a qui. Ciao, purtroppo non sono riuscita a disegnare, ho avuto un sacco di... Non ti preoccupare, Carmen, siamo già in vacanza, ma cosa importa l'ultimo compito? Non è l'ultimo compito che fa la differenza, è tutto il percorso. Ciao, ciao Concetta, ti saluta Concetta, Enzo. Assunta, Ciao. Anna, Enzo ricambia. Dicevo, Enzo è in vacanza, ha finito la seconda elementare, anche quest'anno è stato bravissimo, grandi soddisfazioni dalla sua mamma. E vabbè, tutto nella norma, diciamo. Ciao Cristina. Siamo un po' tutti in vacanza. Gabriele un po' meno. Gabriele un po' meno, ma noi siamo. Ciao Antonella. Bravo, bravo, Enzino è bravo, Enzino è bravo. Ora Enzino sta affrontando un periodo impegnativo, però. Questa volta mi segue da Manchester, ma vai sempre in giro, tempo non dei migliori. Enzo, complimenti per il disegno del faro. Bellissimo quel disegno, mi è piaciuto tanto anche a me. Che meraviglia i compiti. Ah, sono contenta vi siano piaciuti. Un saluto dalle Cinque Terre, che bel posto. Ciao Roberta, Rosetta, ciao. Grande lavoro oggi, Rosetta, eh? Lucia, ciao.
sono contenta che tu abbia imparato tanto. Ciao Michele, ciao Patrizia. Gabri, mettiti più al centro. No, voglio stare qua, io non c'entro niente con il corso. Come non c'entri niente? Io faccio solamente il moderatore. Lui è il moderatore moderato. Ciao Ombretta, intanto vi auguro una bellissima estate, ti ringrazio per i bellissimi soggetti e ce l'ho come compito. È un piacere, Maria. Ciao Donna. Lella, ciao Michele Man. Ciao Ombretta, ho già superato il colloquio di fine anno di prova e sono diventato docente di ruolo. Congratulazioni Michele, congratulazioni. Congratulazioni e sii sempre un bravo docente, non ti afflosciare sul posto fisso, ti prego, sii sempre come se quella sedia dovessero toglierti da sotto il sedere da un momento all'altro, nel senso non perdere la verve e l'entusiasmo, ce la metteranno tutta per fartela perdere, non la perdere. Maria Elena, ciao. E se te la fanno perdere non ti preoccupare, è sempre lo stipendio. Rosetta, ciao. Deborah, ciao. Anna Rita, dai, grazie a te. Sai, uno offre le occasioni, poi sta a voi coglierle. Maria, ogni tanto perdi la connessione. Maria, state attenti perché ogni tanto oggi la perdo pure io. Ci sono stati attimi di panico. Per 2 ore non ho avuto internet. Bene, Antonella, non mi guardare male. Per 2 ore non ho avuto internet. Tu non c'eri, ma è andata così. No, lo so, mi hai chiamato. Ciao, Antonietta. No internet, cosa devo fare? Bene. Sì, sì, foglio bianco, Anna, per i nuovi compiti, perché voglio che vi alleniate sugli scuri e sui chiari. Ciao, Daniela. Quale scegliere? Vabbè, almeno 5, poi potete farne pure tutti, eh. Dai, Michele, ci vogliono dei professori nuovi, nuovi. I compiti dell'estate li trovate tutti nell'album Compiti dell'estate, potete fare o quelli che ho rimpinguato quest'anno o anche quelli che ho lasciato l'anno scorso se non avete avuto modo di farli. Ciao Federica, Marina, Marti, ciao. Già messi i compiti, sì Carmen. Lella, ciao. Di nulla, Lella. Ciao Simona. Sì, Rita, siete sempre seguiti con il cuore. Deborah, ciao. Giusy, Valentina, ciao. Fede, ciao. Stefania, bene, sono contenta, sono piaciuti i compiti. Alcuni più difficili, alcuni un po' per la portata di tutti. Anche da te internet. Sarà un po' il vento, perché qua c'è stato molto vento. Non lo so cos'è, ragazzi. Il vento. Ma può essere. Porta via il segnale. Porta via. Lo spazza via. Lo spazza via. Quindi ci saranno dei ripetitori che verranno magari inficiati dal vento. Non mi prendere in giro. Che io? Ne so? Ci pensi tu stessa. Bellissimi compiti. Inizierò a colorare. Bene, Lorena. E se pioveva, che faceva? Dilavava il coso? Il segnale? Scusa Ombretta, in queste vacanze mi vorrei esercitare con i pastelli e i carbotello. Quali soggetti mi suggerisci? Ogni volta che inizio mi scoraggio e lascio perdere. Ogni volta che inizi ti scoraggi, prendi un nuovo foglio e rinizi. È quello il segreto. Posso dire una cosa? I soggetti vanno tutti bene, specialmente i mari e i fiori. Ho un soggetto familiare? Certo, se volete fare un ritratto a un familiare potete farlo anche. L'importante è che poi mi postiate la foto del familiare. Un attimino, Enzo, mi passi il cellulare? Saluta Giorgione, Giorgione e Maurizio. Ciao, mamma, fare tutto per te. Ma cosa? Sì, ciao. Saluta Giorgione. Ciao Giorgione, ciao Maurizio. Cosa c'è, amore? Basta, questo che ti ho chiesto. Grazie, un attimino che devo vedere tra i compiti. Se ce n'è qualcuno che a cui posso consigliare. Allora, che facciamo? Ombretta, ti piace il Balthus? A te basta, mi piace. Balthus è cos'è? Il liquore? È un pittore deficiente. Ah, a me piace il Balthus. Il Balsen, il signore. Il Balthus, insomma, un po' troppo. Come molti francesi, un po' troppo. Un po' schietto nella sua pittura, quasi troppo drammaticamente vero,
questo mi lascia un po' di malinconia guardarlo, non mi piace particolarmente, non è uno di quelli che mi dà gioia, diciamo così. E i Balsen? Quelli mi danno gioia, ma non li posso mangiare. Deborah, oggi aspetta, moderatore, non stai facendo il tuo lavoro, mi stai facendo perdere i commenti. Si chiama Giorgio, non Giorgione. Ah, Giorgio, un bacio. Oggi rete Vodafone in down per un paio d'ore in tutta Italia. Hai visto che non mi hai creduto? Allora è stato il vento sicuro. Allora il vento. Ma dai, va. Ma un'altra, sono al terzo anno e vorrei farti una domanda sul disegno dei papaveri. Le parti scure dei fiori io le ho fatte dopo aver dato il colore di base, ma forse andavano fatte prima. Allora ragazzi, nel disegno non c'è un prima e un dopo, è a seconda di come colorate. Se colorate in maniera satura sin dal primo strato, e allora sì, falle da subito. Ma se come me, per esempio, lavori per sovrapposizioni, puoi addizionare i toni bruni dopo. Cosa? Cosa hai letto? No, c'è un piede fituso. Un piede fituso? Si vede un piede? Allora... Che leggi? Non lo so, terzo anno. Ombretta, grazie per un terzo anno bellissimo, ma anche gli altri anni e correzioni che fai per tutti, sempre grazie a voi, non ma la generosità va pagata. Devo capire nelle assegnazioni dei compiti cosa intendi per primo, terzo e quarto anno. Allora, nelle assegnazioni dei compiti che ho dato oggi, per primo anno intendo il primo anno di corso di quest'anno, se no non ci sarebbe stato bisogno di mettere un primo anno, perché un primo anno non ci sarebbe più. Quindi, come compiti estivi, voi appartenete ancora all'anno che avete svolto quest'anno. Poi da settembre passate di anno. Come i compiti per le vacanze? Come i compiti per le vacanze? No, sono i compiti, cioè il libro della seconda elementare, anche se ha finito la seconda elementare. Quindi voi guardate dove c'è scritto primo anno, è il primo anno di quest'anno. Ma adesso che sono passata al secondo anno, devo imparare a disegnare con le matite colorate, certo. Michele, ma tu cosa vai a insegnare ora? C'è qualche segreto? Grazie mille. Tutto l'impegno e la passione. Scusate se mi mordicchio le dita, ma sono piena di spine sulle mani. Grazie, oh, Angela. Hai toccato tua madre? No, non lo so. Ho preso delle schegge. Allora, per sfumare le matite colorate, devi semplicemente apporle piano piano. Buono pane e panella, Antonella. E poi per sfumarle puoi usare lo sfumino, puoi usare un pennello a setola dura per spandere il colore un po' meglio, ma non riesci a sfumarle nella accezione normale. Oppure per fare una sfumata a matita puoi temperare la mina e passarla col dito, ma ci sono i video su Arte per te. Ah, domani quindi internet gratuito per tutta la giornata. Gabriele? Sì, che c'entra? Gratuito per chi? Per chi paga. Cioè noi paghiamo, però è una tariffa fissa. No, gratuito forse per i mobili. Ah, qua c'è caldo, da voi? No, da noi. Da noi si è schiatta di caldo. A settembre potrei avvicinarmi al terzo. Fan art, grazie a te Valeria. Ciao Ombretta, un saluto. Valeria, mi pare che oggi per te ha pubblicato qualcun altro sulla pagina Facebook il tuo compito, è possibile? Di questo vi volevo parlare. Allora, io rido perché intanto leggo i commenti. Katia mi fa morire. Allora, per quanto concerne i compiti del terzo, chi è stato promosso in quarto fa i compiti del terzo, quindi dell'anno che avrei dato quest'anno. Ah, non eri tu. Comunque, per tutte le persone che hanno chiesto a qualcuno di fare pubblicare i propri compiti perché non riescono a pubblicare sulla pagina Facebook di Arte per Te, io consiglio di disiscriversi dalla pagina di Arte per Te, di riprovare, di spegnere il computer, riaccendere e riprovare ad iscriversi. Io staccherei anche tutte le prese a casa. Staccate anche tutte le prese a casa, non si sa mai. Tirate l'acqua tre volte, fate un giro su voi stessi, dopodiché riscrivetevi sul canale. Sono d'accordo. Sì, noi stasera siamo in nazionale. Dove Enzo suggerisce di chiamare Beetlejuice anche. Allora, ciao Isidor. Allora. Comunque, disiscrivetevi dalla pagina e reiscrivetevi. Forse questa è l'unica strada. Allora, perché io non posso fare nulla. Non pensiate che Facebook con noi sia un magnanimo simpaticone che ci dica: ehi, tu hai una pagina da 50.000 persone, ti tratto bene. Assolutamente. Non mi interessa. No.
Comunque è stato più volte segnalato, eh? Questo va detto. Vabbè. Molti non riescono a pubblicare col computer, ma col cellulare sì. Sì, magari. Molti non riescono col fisso. Dopo aver fatto comunque tutta l'attività, certo, ballare, certo, su se stessi. Rituale. Vabbè. A proposito di rituale, ci beviamo qualcosa dopo? Un cin cin, una birra. Una birra, sì, brava. Fredda, va bella, bene. Ci mettiamo in balcone. Ciao Giulia! Allora, io sono contenta per questo anno brevissimo. E vabbè, brevissimo si fa per dire. Grazie Isidor, io sono grata a tutti voi. Io lo so che... Allora, io ieri veramente avrei voluto essere... avrei voluto essere nelle vostre case quando cliccavo... Ai, mi è venuto un crampo, aspetta. Questo è qualcuno da... Avrei voluto essere con voi quando vi assegnavo nelle varie classi, perché so di avervi dato una grande gioia, però questa grande gioia ve la siete anche molto meritata, perché avete fatto i compiti malgrado non foste parte del corso. Infatti io ho dato lo scalino dei 5 compiti, perché ho detto, se uno ha fatto 5 compiti ha seguito, no? Certo, vuole... E quindi... mi ha fatto tanto piacere e lo immagino che è stata una festa. Mi sarebbe piaciuto partecipare alla vostra festa, però l'ho immaginato. Poi ho letto tanti commenti bellissimi. Dai, addirittura una FIFA. No. Già per me, nella mia testa, che aveva fatto 5 disegni, lo collocavo. Però prima di esserne certa volevo sapere quanti foste. Sì, il terzo stato è enorme. Ieri eravamo tutti elettrizzati, anche noi che eravamo titolari. Certo, Tina, perché loro hanno lavorato così, pro bono, no? Potevo azzerare tutto e quest'anno dovevano ripartecipare. Io avrei azzerato tutto. Ragazzi, l'anno prossimo vi annuncio che ci saranno dei cambiamenti del corso. Cambiamenti forti? Cambiamenti, dei cambiamenti che devo fare. Però ne parleremo a settembre, perché mi devo organizzare, perché non voglio passare... Per quello? Voglio passare da un tipo a un altro tipo di corso in maniera... repentina. Troverò l'escamotage per poter accontentare tutti, ma devo fare dei cambiamenti necessariamente, perché la cosa, vi siete accorti, è un pochettino sfuggita di mano. Siamo diventati un numero incontrollabile per me, cioè io passo interi pomeriggi al PC a correggere i vostri compiti, quindi mi viene veramente un lavoro enorme e essendo un corso online non posso selezionare tu sì, tu no, tu sì, tu no, e quindi devo fare dei cambiamenti e ve ne parlerò nel momento in cui deciderò come, perché voglio che siano dei cambiamenti fatti bene, secondo giuste regole e tutto, e quindi ne parleremo. Il corso ci sarà, avrà dei piccoli cambiamenti, spero piccolissimi anche per me, perché io sono un'abitudinaria anche, e quindi non ho già deciso chi entra il primo anno, perché non so chi sono i candidati del primo anno. Ho deciso più o meno quanti ne entreranno, ho deciso più o meno come è la modalità per il nuovo ingresso, che non sarà più la modalità dell'anno scorso, insomma, cose che devo, di cui devo strutturare bene la cosa, perché diventerà un qualcosa di più impegnativo anche per me, lo voglio fare un pochettino più approfondito per voi, insomma, una serie di cose. Quindi, Dania, avete brindato virtualmente con vari vini, benissimo, sono contenta, c'è chi saluta Bucle. Ma perché non la fai ancora più pazzesco, tipo il sorteggio di quest'anno? Come? Tipo, l'anno scorso entravano i primi 40, giusto, che si devono iscrivere? Quest'anno tipo una cosa più pazzesca, posta la tua foto mentre sei in bicicletta, dai. Allora Maria Elena, il cambiamento penso che sarà un po' per tutti, sicuramente no, per il quarto e senior rimane tutto com'è. Per gli altri anni forse qualcosina cambia, ma non ti anticipo nulla perché mi devo sedere, concentrare...
parlare anche con chi di dovere. Devo fare una serie di cose chi prima. È di dovere? So io. Prima di io sono di, cambi- di dovere? Anche. Prima di cambiare le cose, perché questo porterà ulteriore lavoro per me, una strutturazione diversa del corso, un elenco degli uditori ammessi al primo, no, perché non li ho messi al primo. Al primo ne ho messi 5, mi pare, pochini, 5, 7, li ho messi tutti agli altri anni, più o meno. Immagini che avreste, ne avrete meno compiti? No. Anche quello dell'assegnazione dei compiti, per esempio, ho immaginato di lasciare, ma io non faccio cambiare al quarto perché il quarto mi sarà utile, tra virgolette, per determinate cose, perché vorrei, per esempio, assegnare, vi do qualche anticipazione, un compito solo a tutte e quattro le classi, per esempio, una natura morta per tutti, solo che il primo anno mi fa solo la mela, il secondo anno mi fa la mela e l'uva, il terzo anno mi fa, cioè dividerò il quadro in vari modi, il quarto lo fa, i senior lo fanno tutto, quindi in modo tale da avere più tempo per lo studio di quella cosa, no? E quindi avere la possibilità anche per il primo di masticare e rimasticare quel lavoro, per il secondo di apprendere dal terzo e dal quarto. Il quarto mi dà una mano perché vi fa vedere le cose che io non riesco a spiegarvi spesso in maniera pratica. Quindi fare una cosa di questo genere, ma fare una cosa di questo genere richiede un lavoro a monte, cioè la scelta prima che cominci il corso di tutti i lavori per una crescita sia del quarto che del primo. È un lavoro. Ciao Alessandra, ma chi degli auditori hai assegnato al primo è dentro? Certo Lorena, quelli che hanno sotto nel commento un anno sono dentro. No, non si posterebbero tutti insieme, si posterebbero alla rovescia, prima posterebbe il quarto, poi posterebbe il terzo, poi posterebbe il secondo e poi posterebbe il primo, in vai, questo vai, caso, vai in modo che il primo possa guardare dal quarto, dal terzo e dal secondo, il secondo dal terzo e dal quarto e via discorrendo. Però è un lavoro enorme sia per me che insomma un po' per tutti. Nel frattempo vi potreste allenare, potreste passarvi informazioni tra di voi, insomma è una strutturazione diversa del corso e anche a livello pratico sarà leggermente differente. Speriamo di fare, vediamo, non vi anticipo più di tanto perché poi ve lo dirò quando sarà tutto ben strutturato, è un lavoro che devo pianificare a Rosalba, allora sei tu. Allora, Rosalba, l'ho detto prima, hai provato a disiscriverti dalla pagina Facebook di Arte per Te? Perché non riesci a postare? Segnalalo, vai su assistenza e segnalalo a Facebook questo problema. Perché tu e chi non riesce a postare, a non vedere le mie... Le mie notifiche, deve chiedere assistenza a Facebook. Io non posso fare nulla. Sì, Annalisa, puoi fare anche i disegni del passato. L'idea di passare tutti di anno, ma per capacità, credo sia un ulteriore lavoro capire come te. L'idea di non passare tutti di anno, ma per capacità, non è possibile, Paola. Allora, ti spiego anche perché. Perché questo non è un diploma che ha alla fine, quando avete il quarto anno, non è un diploma che ha un valore ai fini concorsuali, è una cosa che avete voluto fare di vostra scuola. Ha valore per voi, però. Ha un valore molto importante per voi, ma la mole di lavoro che avete fatto è per tutti la stessa, anche se le capacità poi alla fine sono differenti, andiamo, tutti è stata data la possibilità di fare lo stesso percorso e a tutti, e tutti avete fatto lo stesso lavoro. Non mi va di creare una graduatoria tra di voi per non mettervi in competizione tra di voi, cioè l'essere calmierati tutti in un unico calderone dove non mi interessa l'andamento, cioè chi è più bravo e chi è meno bravo, mi permette di lasciarvi tutti amici, di non fare instaurare tra di voi le inimicizie, di non fare instaurare tra di voi le invidie, di non
la competizione, di farvi continuare ad aiutarvi tra di voi. Nel momento in cui io dovessi ingaggiare una politica del più bravo passa, il più scarso lo boccio, si inficerebbe un po' tutto. Poi si ingolferebbero gli anni, perché quelli bocciati rimarrebbero agli anni precedenti, quindi non potrei fare accedere un numero grande di persone. Io invece preferisco andare avanti con la politica della possibilità. Io faccio passare il treno, voi ci salite sopra se volete. Chi vuole lo sfrutta al 100% e ha un upgrade da 0 a 100. C'è chi arriva già a 80 e lo passo negli anni successivi. Ciao Gemma. E poi chi vuole allenarsi, sfruttarlo e ottimizzarlo lo fa. Chi non vuole rimarrà un po' più, non ha la possibilità di allenarsi quanto tanto gli altri. Fa il suo percorso, ma comunque ha fatti 4 anni, cioè scivola di corso come tutti. A me non interessa darvi il contentino e dirvi wow, tu sei stata brava o tu sei più brava di Tizio, Caio e Sempronio. A me interessa dire, vedi, hai fatto 10, puoi fare 20, puoi arrivare a 30, puoi arrivare a 50. Quindi no, non, il meritocratico non... non mi interessa, perché comunque il fatto di esserci, di prendere un impegno e portarlo avanti è già un merito. Chi è al quarto passa tra i senior, certo, e vi dico una cosa, essere un senior non significa assolutamente fare le cose quando vi pare. Se ingaggiate, se ingaggiate l'anno del senior, che può durare anche 10 anni, e se mi dite io ci sono, ci dovete essere, perché il senior che mi va indietro è una cosa che io dal prossimo anno non voglio più vedere, perché ho visto molti senior fare il disegno una volta ogni 6 disegni e la mano non allenata si vede, e vedere un senior che retrocede a un terzo anno non mi va di vederlo. Quindi l'anno prossimo metterò l'obbligo della frequenza per tutti, anche per i senior. Quindi certi senior sarò un pochettino più blanda, al quarto dico forse è meglio che torni l'anno prossimo, però è inutile occupare dei posti, perché man mano che si va avanti i senior saranno sempre di più. Io potrei avere una classe con 100 senior, capiamoci bene. Quindi anche il senior, essere un senior non significa sono arrivato, posso fare quello che voglio. Essere un senior significa ok, ho fatto il mio percorso didattico, ma non voglio perdere la mano, continuo a lavorare con i miei amici per un progetto comune, che è quello di tenere la mano allenata e saper disegnare. Jessie, non piangere, ti saluto. Metta della possibilità così di migliorare sempre di più. Sì, se uno vuole può migliorare sempre di più. Quarto e senior, sicuramente la modalità di accesso rimarrà invariata, e al senior l'anno prossimo sarà tolta la possibilità di scegliere nel lavoro tra i 4 anni, perché probabilmente il lavoro sarà solo uno, quindi dovrà fare necessariamente quello, ma lo farò fare in una tecnica diversa dal quarto anno. Quindi se il quarto anno lo farà a matite colorate il disegno, il senior magari me lo proporrà a pastello o in bianco e nero. Quindi faremo una cosa di questo genere. Valentina, si parla del corso di disegno di arte per te, che sono posti online, e per oggi è l'ultima lezione, stiamo finendo, sono i saluti, quelli di stasera. Di conseguenza, se vuoi partecipare, ci risentiamo a settembre sulla pagina Facebook di Arte per Te e sulla pagina YouTube, qua su YouTube di Arte per Te e sull'Instagram di Arte per Te. Isidor, tu vai dove ti ho mandato? Tranquilla, fidati. Che è passato al quarto, con gli ultimi 2 compiti al quarto. Non ti preoccupare, Alda.
compiti dell'estate per noi del primo anno, con quale tecnica vanno realizzati? C'è scritto sempre matite colorate, quelle del primo anno, però ci sono i compiti che devono essere fatti in bianco e nero e i compiti dove ho detto che potete anche provare a colorare. Io non lo so dove ti ho mandato, tu hai fatto il terzo e allora l'anno prossimo sei al quarto. Grazie. Ma sai che mangiare una brioche col gelato? Ma tutti vengono così, io non posso mangiarne dolci. Allora, potrei sapere se sono in qualche classe anch'io. Stefania, hai consegnato i 5 disegni? Hai controllato sotto il tuo commento dei 5 disegni? Ok, Barbara. Ma per favore no, Isidor, Isidor, tu quest'anno eri al quarto, Isidor era al terzo, dov'eri Isidor? Che tra ieri e oggi mi sono un pochettino... Hai visto che te lo sarà dedicato Michele? Sì, lo stavo leggendo, solo che poi ho visto Isidor che diceva no! Sì, già è cominciato nel commento di prima, c'erano due commenti. Ridesta dal sonno gli antichi poeti, grandi oratori, gli illustri maestri, avversi odorosi... Emana e pensieri su trame intessute di note celesti. Infondi nel cuore purezza e pietà, dovizia di intenti e sincerità, rinnova al mattino l'intrepida attesa di udire cantare l'angelica musa. Ma che bravo! Ma che bravo! Oh, sgorga dal petto con rivoli e brina, l'etereo liquore di luce divina. Ah, mi sto commuovendo. Io ho capito solo liquore. Tu sei un alcolizzato. Allora, Isidor, io ero al secondo. E allora, ora sei al terzo. Michele punto. Fuma roba buona. E rimani al terzo. Perfetto. Abitiamo a Catania, in Sicilia. Buono il gelato. Da Milano vi invidio. La mandorla l'amo. Buona, quella è la granita però più. Che non il gelato. Grazie Michele, sei un vero poeta. Complimenti. Anche io so scrivere poesie, sai? Sì, sì, stretta la foglia, larga la via. No, le mie sono più... hard. Brava, brava, hai capito tu. Hai capito tutto, brava. No, tu a Mazzarino, quindi qua vicino. A Mazzarino! Mazzarino! Cosa è Mazzarino? Di Mazzarino, Vincenzo? Sì. Tipo, posso dirti una... Sì. No, non te la posso dire. Io in quarta non sono pronta. Posso rimanere al terzo? No. No, Maria Emilia. Rosetta, le fai ridere, vedi? Le fai ridere. Vuoi recitare una poesia? No, ah. La mia è troppo volgare. Anche lui è un poeta. Allora, l'avrei vista birra o no? No, ora no. Quando se ne vanno loro. No! Così non gliela dobbiamo fare. Una volta veniamo lì. Il testimone di nozze di Gabriele di Mazzarino. Nonché mio ex alunno di accademia. Vorrei cominciare ad imparare a disegnare. Mi dici da dove cominciare? Sei nel posto giusto, Maria Pia. Allora, incomincia dal corso di disegno di arte per te che c'è su YouTube. Poi a settembre ci vediamo sulla pagina Facebook. Vi volevo dire una cosa, ragazzi, a proposito della pagina... Mamma! Maria Pia è il nome della mia componente di classe. Allora, sì, amore. Alba, Ombretta mi ha promossa al terzo all'ultimo compito del secondo. Quindi resto al terzo, passi al quarto. Alba, passi al quarto, ovviamente. Sì, Stefania, vi stavo dicendo, ma te l'ho scritto, Stefania, te l'ho scritto anche sotto i disegni. Cosa stavo dicendo? Ah, la pagina Facebook. Come avrete sicuramente notato, abbiamo modificato l'assetto dei nostri social. La pagina Facebook io la usavo soltanto per il corso di disegno e così per augurarvi la buona giornata e ripostare. Tu leggi se c'è qualche domanda, dimmelo. Scusami, Ambretta, ma sotto alcuni disegni non c'è scritta la tecnica, in quel caso andiamo a grafite? Sì. In quel caso, se siete del primo anno, andate a grafite, se siete del quarto e del quarto anno, andate come vi pare, cioè seguite la regola che abbiamo usato quest'anno, il primo anno e il secondo anno matite colorate, il terzo anno e il quarto anno possono spaziare un po' di più.
Ciao, grazie al corso di disegno ora finalmente posso firmare. Prima mettevo solo una X, ora so fare anche il Mi devi cerchio. interrompere ancora? Allora. X0. E per i compiti dove non c'è scritto nulla, possiamo farlo tutti in tecnica libera? Sì. Allora, la pagina Facebook di Arte per Te sta vivendo una rinascita, perché abbiamo deciso di Un utilizzare un rinascimento. rinascimento, perché abbiamo deciso di utilizzarla per una cosa differente. Cosa stiamo facendo? Stiamo caricando i video di Arte per Te, anche quelli più vecchi, quelli che molti di voi non hanno mai visto, perché su Arte per Te ci sono 1.000 video e molti sono caduti nel dimenticatoio. Li stiamo ripubblicando su Facebook, quindi su Facebook non troverete più il video che pubblico su YouTube. In pratica loro andranno come due social della stessa galassia, ma su universi paralleli che non si Scusa, scusa, incontrano non ho più. capito niente. Facebook manderà i video di Arte per Te del passato, quindi rivedrete dei video vecchissimi, rivedrete dei video bellissimi, rivedrete i video che voglio che vediate, mentre YouTube andrà avanti con la programmazione nuova. Su Facebook continuerà il corso di disegno. L'anno prossimo probabilmente il corso di disegno si terrà solo su Facebook, non si terrà più su YouTube. Le dirette le farò su Facebook direttamente. O farò dei video per il corso di disegno su Facebook. Insomma, devo far lavorare quella social in maniera più attiva, perché è un social dove ci sono tantissime persone che vedono soltanto buongiorno e corso di disegno, buongiorno e corso di disegno. Quindi noi lo stiamo Perché non vivi condividono? e Perché non vivificando. Ah, una condividono? cosa però, condividete i video. Se voi mi chiedete sempre, Umberta, noi Ma non come ti facciamo posso niente, aiutare? come Ma come ti possiamo posso aiutare? aiutare? Io non Cioè, ti posso mandare questo, non ti posso mandare il voi, panettone a Natale, caro. Natali, silenzio, Non condivido voi in un proprio. modo solo mi potete È vero. aiutare. Condividete i video, se vi piacciono, se trovate che il contenuto sia interessante, No, ma scusa, ma condividetelo. condividetelo lo stesso, cioè non è che Pollice ci deve in essere il cane su che accappotta per è fare. condivisione. A noi Dov'è il servono cane? per far ingrandire il canale, perché YouTube lavora per algoritmi e più un video è caricato, più un video è condiviso, più l'algoritmo pensa: ah, allora questo video piace Ma agli chi è utenti. quest'algoritmo? Il signor YouTube, l'algoritmo, L'algoritmo e che lo vale la fa musica. vedere a più persone. A questo serve il famoso pollice in su e la condivisione. Non pensiate che arrivino più soldi, assolutamente no. Arriva la possibilità di una maggiore visibilità da parte di YouTube, che altrimenti, se vede che il video Di non è Facebook. di YouTube, di Facebook, di tutti i social, se i video non sono condivisi e non sono spollicciati all'insù o con un mi piace, l'algoritmo non li vede. Invece voi in quel momento siete la parte attiva del canale. È come se accendeste tante lampadine e fulminaste negli occhi YouTube o Facebook e diceste: ehi ragazzo, qui c'è un canale che merita, fallo vedere. E questo lo potete decidere solo voi. Non è rimasto. Solo voi. La Guarda. fortuna o la sfortuna di un canale, il premiare o il non premiare un Certo, lavoro di bravo. una persona, potete farlo solo voi. Come io ho premiato il lavoro degli uditori, voi premiate il lavoro di Arte per Te su tutti i social se vi piace. Gabriele dice anche se non vi piace, io invece no, Certo, dico perché se vi pubblicano piace. cazzate, magari condividono cazzate e le cose di Chi? contenuti, non dico Non loro, loro. non Ah, dico in loro, ma generale, soprattutto loro. pollici a gogo, ragazzi, è vero. Quindi, perché poi è vero, perché poi noi YouTubers, noi, come ci possiamo chiamare? Noi ormai siamo chi lavora nel digitale, YouTubers ecco, chi lavora in questo, poi si rosica le dita, che arriva uno, fa vedere il cane che scivola dal divano. E quello ha 9 miliardi e 500 mila visualizzazioni. E tu che ti sei persa la vita a spiegare alle icone, le cose? Due. Quindi, insomma, un po' ben differente condividere o spollicciare. Certo, spollicciare tu apponi il pollice in su, cioè dici che un contenuto ti piace. Condividerlo è un'azione ancora maggiore, significa che tu gli dai visibilità, perché oltre a allertare YouTube su quel fatto o su Facebook sul fatto che ti piaccia, lo rendi visibile su un tuo social, quindi allarghi lo spettro della conoscenza di quel canale.
Non ho capito se ha intenzione di fare un corso di disegno per bambini, mi piacerebbe molto per mio figlio. Anna, un corso di disegno per bambini strutturato come quello degli adulti è impossibile su Facebook. È impossibile. Primo, perché non voglio che i bambini abbiano questo rapporto con una persona tramite il mezzo Facebook. Già il Tito è un azzardo, mi piace che ci sia Tito, però io preferisco ancora che i bambini non arrivino in classe e dicano alla maestra sì, però un'ombretta su YouTube fa fare così e tu non lo sai fare. Perché potrebbe, succedere, e quindi no. Un corso sui pastelli non lo so, qualche video ve lo dedicherò sicuro. Inoltre, come fai a scindere i colori? Cioè, come fai a capire che c'è una punta di blu, di viola, di rosso? Questo l'ho spiegato. I colori si guardano molto attentamente, il cervello dopo che una fa birra. Tutto. Ah, spero di essere prossimo al primo anno. Ho scoperto che mi piace disegnare a 53 anni. Vorrei farti vedere qualche mio lavoretto. Mandamelo sulla posta, Donatella. Benissimo. Grazie ragazzi. Se mi aiuterete a far galleggiare Arte per te, il no, senza galleggiare. Galleggia, io... no. Galleggiare no. Zitto, non dire frutto al tuo figlio, ripete. Vabbè, però se mi aiutate a tenere alta Arte per te, per me sarà... motivo di orgoglio anche e di piacere avervi dalla mia parte. Dai, fai un riassunto. Allora, devi dire che il corso sia allora, riassunto. Che non sai le modalità e che i compiti per l'estate saranno bellissimi. Quello vigente. Ragazzi, allora, eccomi i compiti. Ricapitoliamo. Allora, il corso è ufficiale, ragazzi. Siete in vacanza. Vi ho lasciato i compiti di disegno nell'album della pagina Facebook Compiti estivi del corso di disegno. In quella cartella troverete sia compiti che ho caricato quest'anno che altre immagini che ho caricato l'anno scorso. Potete fare tra quei compiti quelli che vorrete, sia quelli di quest'anno che quelli dell'anno scorso. Nella didascalia di ogni foto c'è indicato l'anno che può fare quel disegno. Primo, secondo, terzo, quarto. L'anno di appartenenza all'anno che avete frequentato quest'anno. Quindi se avete fatto il primo anno, scegliete i disegni che ho stabilito per il primo anno. Se avete fatto il secondo anno, non pensate a ciò che sarete. Pensate a ciò che siete. In questo momento avete le competenze ancora del primo anno, quindi io non ci sarò ad aiutarvi. Di conseguenza vi lascio dei compiti che sono appartenenti al primo anno. Lì dove è specificata la modalità di esecuzione, svolgetelo secondo quella modalità. Lì dove non è specificata vi lascio campo libero. Il primo anno può sviluppare, può provare ad usare i colori lì dove lo indico. Molto spesso, per cominciare, vi conviene fare un chiaroscuro accennato a grafite e poi ripassare col colore, perché dare gli scuri col colore è leggermente più difficile, bisogna un po' capire la tecnica. L'anno prossimo il corso di disegno ricomincerà come sempre a metà fine settembre, le modalità di accesso saranno differenti, tutti quelli che sono secondo, terzo, quarto e senior sono riconfermati se vorranno esserci, le modalità per accedervi saranno leggermente differenti, ve le comunicherò a settembre, sicuramente saranno le medesime per il quarto anno e per i senior, probabilmente lascerò un solo compito per tutti e quattro gli anni che si differenzierà nei particolari da svolgere. Cos'altro dire? Non so se manterrò l'orario così serale, non lo so, devo pensarci un attimino. So che è comodo perché siete tutti a casa, non lo so, devo pensarci. Potremmo fare un notturno. Sono contenta che vi piacciano i compiti delle vacanze, io comunque non vado in ferie, quindi rimaniamo sulla pagina Facebook, rimaniamo su YouTube, rimaniamo su Instagram, io vi aspetto, rimaniamo anche a casa fino a settembre sicuro, io vi aspetto
tutti su Facebook. Adesso, se non siete iscritti su Facebook, correte ad iscrivervi. Vi aspetto tutti su Instagram. Se non siete iscritti ad Instagram, venitemi a seguire anche di là. Perché scusa, Instagram... ma c'è chi non ha né Facebook, né Instagram, né YouTube, né il citofono, mettetevi né, in pace, né la lattina col filo. Mettetevi in pari col mondo. Com'è possibile? Dovete averle queste cose perché non costano nulla e non vi tolgono nulla. Annalisa, dopo l'estate potresti accedere al terzo. Tu quest'anno che anno eri, tesoro? Secondo, mi pare, no? E allora automaticamente sei al terzo. Ma Carmen San Diego scrive: ma io tengo la mia privacy e non voglio né Facebook né Instagram né... Non puoi partecipare. Allora, come si fa per iscrivere al corso? Nunzia, ve lo dirò a settembre, perché ancora non lo so neanche io. A settembre tieniti in contatto con la pagina Facebook. Io farò sicuramente un video su YouTube, un video su Facebook, una storia su Instagram, insomma ci sarò un po' dappertutto, quindi avrete modo di, e poi lo annuncerò circa 20 giorni prima, e quindi avrete modo di accedervi. E quindi che è successo? Niente, basta. Bene, quindi se non avete capito il riepilogo, riguardatevi il video. Sì, lo lasciamo qua. Poi, altre domande? Altre domande del tipo, però intelligenti, eh? Io spero che comunque, oltre a tanto impegno e oltre a tanto lavoro, vi siate anche divertiti quest'anno. Spero che abbiate fatto amicizia tra di voi. In tutta questa nota piacevole vi ricordo anche e sempre che comunque ricordatevi che sono amicizie nate sul web, quindi finché... Fintissime, finché, attenzione! Nel senso, state reciprocamente attenti. Non invitatevi mai perché, a casa vostra. No, non dico questo. Sì, non andate a dormire a casa di quella, a casa di quello, serio, perché non sparite cose d'argento. Stai dicendo? Droga. Allora, l'unica cosa che c'è una foto doppia sui compiti, il gelato con i libri, vabbè, fatela una volta sola, può capitare. Allora, no fake, intendevo dire semplicemente che una cosa è il mondo del web, una cosa è la vita vera. Magari sul web vi trovate benissimo insieme, magari poi vi incontrate e non c'è quella chimica che invece vi lega sul web. Ricordatevi sempre che comunque sono momenti, esperienze da vivere e condividere insieme, ma che pur facendo parte della vostra vita vera, la vostra vita vera è fuori dal web. Questo lo dico sempre. Io sono contenta di avere creato un bel clima, sono contenta di voi, sono veramente contenta e soddisfatta, è vero, dei miei tanti ragazzi, e basta. Sì, Gabriele l'ha già bevuta la birra. Ma fammi capire, quando dicono hai fatto un bel clima, cioè hai creato un bel clima, non dire niente, non aggiungere altro, non vuol dire niente. Stavo che... Grazie Lorena. Bene, molti di voi mi state scrivendo che siete veramente rinati col disegno. Mai, mai rinunciare a un sogno, specialmente se è un sogno che è fatto di così poco, veramente, di così poco. Prendervi un'ora per voi è la cosa migliore che possiate fare anche per gli altri, ricordatevelo sempre. Loredana, lo so che ci segui, ma dall'inizio ci segui, grazie di cuore. Ci fosse una rubrica sul colore e su come miscelarli, potremmo farla, sì, proprio un video dove vi faccio vedere solo un colore e le varie miscelazioni, sì, si può fare. Allora siete voi che non volete Paela, non ho capito, grazie, io sono molto orgogliosa di Arte per te. Allora, che è successo? Non lo so, non leggo i commenti, vanno troppo veloci. Non sai leggere. Vanno veloci. Allora, vai. E sto leggendo. Infatti, sto leggendo. Ma come mai la pagina Facebook e non un gruppo chiuso più ordinato? Perché è un gruppo chiuso. No. Arte per te non può essere un gruppo chiuso. Io il gruppo chiuso all'interno della pagina lo potrei fare per il corso di disegno. Quello sì,
ora per pigrizia non l'ho fatto, però devo dire che mi piace anche che le persone vedano i vostri compiti, che si incuriosiscano, perché voi siete un gran... molti di voi non sarebbero mai arrivati se non avessero visto le pubblicazioni degli altri sulla pagina, e quindi mi piace che si veda quello che fate. Grazie, grazie. E vabbè, Elisa, tornerà l'ispirazione. Riposati un po', che quando meno te lo aspetti tornerà. Basta. Magari di mattina dopo un caffè. Alba, abbiamo già il gruppo. Vieni a trovarci e poi esci. No, no, quella no, è una no. cosa vostra. Io non c'entro. È come invitare un professore di scuola alla vostra festa. Non si fa, non si fa. Bene. Cioè, vabbè, quello ride perché muove le gambe, muove le gambe, se le vede nel video, quindi ride. Comunque, mandate tanta energia positiva in Sino, che in questo momento ne ha tanto bisogno, vero papà? Che cosa c'è? Gli hanno tuffato l'occhio, gli hanno tuffato. E no. Sino in questo periodo ha 24 ore su 24 la bendina all'occhio, quindi è sta, ed è un campione, ragazzi, se la tiene su stoicamente, non fai capricci, lo vedete che ride, che fa il monello, e sono molto orgogliosa anche di piccolo Insino. Ma, allora, è bravo. Abbiamo due gruppi paralleli, ammazza, io non voglio sapete quanti gruppi ci sono stati? Ma Simone Rampello è parente di Rampello, quello di Striscia? Non lo so, che dire a lui. Chiediamoglielo, ma glielo chiediamo sempre, lo sai, no? Sono sorridendo, riuscire a sfumare l'acquarello, a sfumare gli acquacolor con lo sfumino, devo usare la penna Blender Derwent. Va bene, Simone, è lo stesso. E l'acquacolor la puoi sfumare soltanto, fermo, l'acquacolor la puoi sfumare soltanto se grattugi la mina. Però non può far ridere, no? Con le gambe. Sì. Un campione, è vero. Per settembre sono passati tutti all'anno successivo. Visto? Sì, alla lontana, me lo chiedi sempre. È bella questa cosa, non ti preoccupare. Lo fa apposta, non gli rispondere più. E a Ivana Spagna vorrebbe chiedere... Dov'è? Dov'è Ivana se Spagna? Fa, se pare, chi era? No, Yolanda. No, Ivana Spagna. A Yolanda Spagna vorrebbe chiedere se è parente di altri Spagna che conosciamo noi. C'è scritto 5. Vabbè, ma non è che se non è che 5 non puoi entrare, Dania, tranquillo, quello che riesci a fare. Bene, ragazzi, prima che Insino mi disfi tutti il letto. 5 euro per entrare, ma no, c'è la consumazione. Prima che Insino mi disfi tutti il letto, io vi mando un grande grande salutiamo bacio. Salutiamo Jessy, per favore. L'ho salutata Jessy. Sì, ma non dice che non parla con te e si sta arrabbiando. Ma come? No. Abbiamo letto di Mazzarino. Basta, sì, lui è un bambino sereno e viziato. Vi dico perché non vuole parlare con me. Ciao. Mi dite ciao perché voi non volete... Ah, ciao Jessy, un bacio. Simona, ciao Gisella, ciao ragazzi. Buone vacanze, rilassatevi, riposatevi, ma nello stesso tempo mantenete la mano attiva. Quindi, Gabriele, ora si va bene la birra. Io vi faccio i complimenti a tutti, siete stati veramente bravi, è stata un'annata bella questa del 2019, veramente una bella annata, sono molto soddisfatta, noi ci rivediamo a settembre, ma rimanete con noi perché Arte per Te continua la sua programmazione su Facebook, su Instagram e su YouTube per tutta l'estate, un'estate insieme. Mamma. Un bacio grande grande, salute Insino, ciao! Ciao.